Continua il tono positivo per gli asset rischiosi anche in questa prima parte del mese di dicembre, con i principali indici azionari mondiali vicini ai massimi di periodo. Elementi di ottimismo sul fronte politico arrivano sia dalla speranza di un accordo su Brexit che dal raggiungimento di qualche tipo di accordo anche sullo stimolo fiscale negli Stati Uniti. Sul tema Brexit è molto difficile prendere posizione, mentre sull'accordo fiscale americano, pare ci sia una possibilità di, raggiungimento di una parte dell'accordo complessivo, la meno controversa, pare per circa 750 miliardi di dollari nel disegno di legge prima della fine dell'anno. Entrando però nella seconda metà di dicembre, la stagionalità di fine anno e le considerazioni di bilancio dovrebbero iniziare a prendere il sopravvento sul mercato. Le ultime 2 settimane di dicembre sono stagionalmente negative, ad esempio per i periferici, soprattutto a causa della pausa negli acquisti da parte della BCE dopo il 18 di dicembre, per cui potremmo assistere a un po' di tensione sugli spread governativi dell'area euro. Per quanto riguarda i tassi in generale, il decennale americano, in attesa dell'ultima riunione della Fed di quest'anno, resta molto vicino alla soglia dell'1%, senza aver trovato per il momento la forza di romperla al rialzo. Ma l'inflazione prezzata sul decennale americano ha recuperato ormai i livelli pre-Covid, intorno al 2%. In Europa abbiamo avuto una Banca Centrale Europea che ha confermato l'aumento atteso dal mercato del PEP per 500 miliardi di euro, ossia il programma di acquisti di emergenza varato per la pandemia, dando nuova stabilità alla manovra espansiva già in atto, capace di mantenere il rendimento del decennale tedesco in area meno 0,60% e che ha portato a una generale compressione degli spread dell'area euro, con ad esempio il Portogallo che si è unito ai paesi dell'area con rendimento del decennale negativo. Per quanto riguarda gli spread di credito, dopo una performance notevole nel mese di novembre, abbiamo avuto una lieve battuta d'arresto in queste prime settimane di dicembre. Ci sembra però che i rendimenti negativi, soprattutto di buona parte della carta governativa, porteranno ancora a una ricerca di rendimento, obbligando il mercato a scendere di rating o di subordinazione. Percorso che ci sembra in un certo qual modo assistito dalle banche centrali. Per quanto riguarda le divise, prosegue l'uscita dal dollaro come divisa di riserva, sia verso l'euro che verso le principali divise legate alla ripartenza del ciclo economico mondiale.